erano diversi anni che avevo in mente di partecipare al programma Erasmus come docente, poi ovviamente con il Covid-19, la pandemia, si è complicato un po' tutto il programma, però finalmente sono riuscito a partecipare a questo programma e sono contento di aver partecipato venendo qui a Burgos da voi ed ero veramente motivato a partecipare come docente di un'università telematica in un'altra università telematica. Come dicevo, sono un docente di università telematica, sono professore di diritto romano alla Giustino Fortunato di Benevento e avevo interesse a partecipare al programma Erasmus qui da voi anche per avere un confronto sulla metodologia di insegnamento telematico, sia sotto il profilo della didattica erogativa che sotto il profilo della didattica interattiva, e poi per una felice consuetudine che oramai da 4 anni che scambiamo docenti della Isabel Primera con docenti della Giustino Fortunato nel programma Erasmus. Beh, fantastica, devo dire, sono stato benissimo, sono felice di aver trascorso questa settimana qui da voi, ho trovato un ambiente smart, un ambiente molto interessante, veramente sono contento di aver partecipato da voi al programma Erasmus. Il mio obiettivo era quello di trasmettere la conoscenza di un aspetto del diritto romano, quello del processo civile, e in particolare una ricerca che ho portato avanti nel corso degli anni sugli atti introduttivi del processo civile agli studenti e condividerla senz'altro con i colleghi, in particolare con i colleghi dell'area di diritto. Sicuramente la raccomanderei a tutti i colleghi, in particolare ai colleghi che insegnano in altre università telematiche, perché la Isabel Primera è molto avanti con il sistema di didattica telematica. Sono molto contento.